Ciao a tutti e benvenuti in Pura Vita 2.0. Oggi con noi c'è Veronica. Ciao Bruna. Che è una nostra socia dal 2012. No, io ho iniziato, ecco, dicevamo, una decina d'anni fa e devo dire la prima ottima impressione l'ho avuta dal front office. Bisogna dare atto che a Eliana. Eliana, grandissima trascinatrice. Io non conoscevo la palestra, sono entrata e lei mi ha convinta. Ha fatto fare una prova, ho iniziato. Diciamo fa con i slime, poi ho provato il Pilates in sala fino ad approdare 6 anni fa circa al Reformer, quindi con quest'altra disciplina e poi insomma continuo. Infatti Veronica fa Reformer qui da noi, quindi lavoro in small group con i macchinari e si è appassionata. L'anno scorso in questo periodo ho scoperto di essere incinta, nonostante questo non ho mai smesso di fare attività sul Reformer fino al 9° mese di gravidanza, quindi vi dico che è fattibilissimo, anzi poi non vedevo l'ora di tornare e quindi il Bruno diceva sì ma con calma, e io invece dopo 1,5 mesi circa dal parto ero di nuovo qui. È stata una soddisfazione pure per me poterti portare fino proprio al ridosso del parto e riuscire a farti lavorare col pancione sul macchinario, sul Reformer. Con fiori vari, delle gambe, delle caviglie, piedi, però non so. Però hai continuato. Cosa consiglieresti a una persona che sta cercando magari una palestra, posto giusto, o comunque che non sa bene come districarsi? Quindi cosa consiglieresti di guardare? Cosa hai trovato nella tua esperienza che ti ha aiutato a scegliere? Poi l'hai detto pure prima, però. Sì, no, sicuramente un quid in più è il fatto che uno quando diciamo, sceglie di andare in palestra si sente un po' l'ansia della prestazione, sembra come di andare in palestra che già è allenato, già è tra virgolette fisicato, come si dice in gergo, no? O comunque ha paura di confrontarsi con gli altri. Invece qua quello che ho sempre rilevato, qualsiasi disciplina provata, è sempre stato diciamo, un clima gioviale, tranquillo, sia da parte degli istruttori ma anche da parte dei colleghi di allenamento, che poi quella è una cosa interessante, il fatto che comunque c'è sempre un clima familiare e quindi se uno, per carità, non è che io magari ho queste paure, no? Però penso che siano anche paure degli altri perché poi parlando anche si confronta, però c'è uno stimolo giusto secondo me, quindi io lo consiglio perché è un ottimo, a parte che è un'ottima struttura, il team è tutto super qualificato, la team leader è lei, e chi è consigliatore ti fa una lezione con lei, non so se ancora hai posto, però farà le lezioni notturne, prima o poi però. Abbiamo iniziato con quelle delle 7:50 della mattina. È quasi notturna. Sì. Che è quasi notturno, non so cos'altro. No, ti ringrazio di questa cosa che hai sottolineato, perché in realtà ho fatto diverse video recensioni finora e sono emersi tanti elementi importanti, però in effetti questo che io vivo come insegnante che a volte si relaziona con le persone in giro, nella vita di tutti i giorni, è una cosa che hai fatto emergere veramente importante. Spesso le persone mi dicono non vengo in palestra perché prima devo dimagrire, perché ho i dolori alla schiena. In realtà spesso io spiego che è questo il posto dove si raggiungono questi primi risultati, non si può fare tutto a casa da soli. Invece spesso c'è questa remora e in effetti è proprio toccato col tasto giusto, però. E poi facciamo un appello anche agli uomini, perché chi pensasse che il Reformer è da donne perché c'è la macchina che ti aiuta, anche no. Diciamo, il macchinario serve a creare una progressione didattica buona e assiste per quel che serve, ma il resto lo fate voi attivamente. Diciamo, È tosto. È sfidante, però si fa un passo dopo l'altro. Ecco, tu sei l'esempio. Se una ragazza, per quanto allenata già prima, si è allenata fino al 9° mese di gravidanza, vuol dire che con la giusta attenzione anche da parte dell'insegnante, ma anche il giusto feedback da parte tua, che c'è stato praticamente quotidianamente, minuto per minuto, ci ha permesso di fare cose che magari non avremmo pensato, perché anche per me è stata una delle mie esperienze di accompagnamento alla nascita sul Reformer. Quasi al parto, a 10 giorni prima circa. Vero, quindi grande, complimenti. Che dire, grazie Veronica per le tue parole. Grazie a te, è stato un piacere e spero insomma di aiutarti a raccogliere più lezioni possibili, che tu meriti. Grazie mille. Allora, saltiamo alla prossima video recensione. Ciao a tutti.